due vite, due desideri apparentemente lontani che poco a poco si avvicinano all'interno delle pagine di un romanzo capace di esplorare i sentimenti senza concessione al luogo comune, ma anzi con un interessante senso di necessità del racconto. La sottile armonia degli opposti è il libro d'esordio di Nicola Bolaffi che esce per Garzanti. Una storia che ruota intorno a due protagonisti, Otto e Greta, che lo scrittore accompagna fin da bambini. Penso che la cosa principale sia innanzitutto ricordarsi del linguaggio animistico che hanno i bambini, ossia i bambini hanno una grandissima immaginazione, il loro mondo è popolato non solo dalla realtà che li circonda, ma anche da tutto ciò che loro immaginano o pensano. Il romanzo di Bolaffi si apre significativamente con una frase posta in epigrafe: le separazioni segnano il percorso. Un atteggiamento, viene da dire, che caratterizza poi tutto il libro, intento a documentare tanto le separazioni e i loro dolori, quanto la ricomposizione di un percorso comunque coerente per i suoi personaggi. Ho veramente cercato di raccontare una storia che nasceva da una mia urgenza di esprimere determinate emozioni, determinati sentimenti che probabilmente giacevano silenti e che dovevano venire fuori. Quindi non ho avuto dei riferimenti letterari veri e propri, è stata la storia che chiedeva di essere raccontata. Il desiderio è uno dei temi e dei motori del libro, ma il tentativo di Nicola Bolaffi è stato quello di andare un passo oltre la soddisfazione di questo stesso desiderio. Quello che mi interessava era il percorso della formazione del carattere dei due protagonisti, inseguendo il loro desiderio che era probabilmente alla fine era la ricerca di un'unione che ognuno di noi cerca nella vita, ma non solo in ambito, diciamo, sentimentale, ma anche un'unione profonda con tutto ciò che circonda, e quindi nella fattispecie loro trovano nell'arte il meccanismo per entrare veramente in sintonia con se stessi. Pittore e tennista, Nicola Bolaffi ci ha raccontato anche il modo in cui si è posto di fronte al romanzo, come forma di espressione creativa diversa, ma anche come momento di confronto con se stesso. Un oggetto che ha richiesto molto tempo e molta attenzione, e credo che si coniughi, non lo so, in un momento della mia vita in cui ho bisogno probabilmente di capire delle cose, di trovare un senso e di metterle su carta.